Ben ritrovati a Pensieri e Parole in tempo di Covid. In questo programma non si parla però soltanto di Covid e della pandemia, ma anche di altre cose che possono interessare comunque i lettori. E oggi parliamo di discarica, la discarica di Vespia, e ne parliamo col dottor Fabrizio Zandonatti di Agrigarden Ambiente. Dottor Zandonatti, buongiorno, c'è? Buongiorno a lei e a tutti coloro che ci stanno guardando in questo momento. Buongiorno, grazie per questo collegamento in remoto. Abbiamo tante cose di cui parlare circa la discarica di Vespia, cose da chiarire e da precisare. Io partirei però dall'ultima dichiarazione che mi ha fatto, che ha diffidato il comune di Castellamonte. Di cosa si tratta? In cosa consiste? Beh, intanto abbiamo scritto recentemente due lettere al Comune di Castellamonte tramite i nostri avvocati. La prima riguarda una serie di articoli pubblicati sugli organi di informazione locali, dove il Comitato dei Montipelati ha chiesto sostanzialmente dei carotaggi per quanto riguardava i rifiuti avancati nella nostra discarica, dimenticandosi che quella discarica è stata usata per circa 500.000 tonnellate da rifiuti urbani conferiti dagli stessi soggetti che hanno anche fatto ricorso a questo tipo di richiesta. E, motivando questa richiesta dal fatto che sostengono che sono entrati in discarica dei camion provenienti da tutta Italia e dalla Francia. Intanto devo dire che è falso. È falso perché in discarica non sono mai stati conferiti provenienti dall'estero. E i rifiuti che sono conferiti in discarica provengono sostanzialmente da Piemonte e da Lombardia. E quindi noi riteniamo che questa premessa, il fatto di affermare che questi rifiuti arrivano anche dall'estero, dalla Francia e quant'altro, costituisca la premessa per una diffamazione. E quindi abbiamo chiesto al Comune di Castellamonte di provvedere a fornirci tutta la documentazione che loro hanno in possesso riguardanti a esposti, a richieste, tutto quello che in qualche modo noi riteniamo possa esserci utile per poterci difendere, in quanto non possiamo accettare il fatto di essere accusati di cose che non sono mai avvenute. L'unico camion che è arrivato in discarica con targa straniera nel mese di agosto è un camion che ha trasportato dei mobili usati di proprietà della sorella del nostro gestore, che è rumeno, che si è ritrasferita in Romania e ha utilizzato un mezzo che fa la spola tra la Romania e l'Italia, che arriva in Romania portando non so quale tipo di materiale, e cioè per non ritornare vuoto utilizza le volumetrie che ha a disposizione, cedendole a terzi, non so con quale modalità, facendoli pagare una quota e per, come dire, ridurre il costo di ritorno. Abbiamo immagini fotografiche che lo documentano, con tanto anche di targa. Devo dire che su questo c'è stata un'indagine, credo, dalla Procura di Ivrea. L'ARPA è intervenuta, ha preso copia della documentazione dove si attesta che non c'è nessun tipo di rifiuto che è entrato in discarica dall'estero, ovviamente. Noi in Italia abbiamo carenze di carattere impiantistico, i rifiuti li portiamo all'estero, non accade il contrario, e che l'unico mezzo che è pervenuto in discarica con targa straniera era targa rumena e non francese, e non era un mezzo che trasportava rifiuti, anzi un mezzo che è entrato semivuoto ed è uscito con dei mobili usati in più. Tutto qui. Quindi sulla base di questa falsa affermazione da parte di chi ha fatto l'esposto, noi riteniamo che si sia basata la richiesta di carotaggi, che se qualcuno vorrà fare a proprie spese li faccia, non è un problema, ma che non si possa continuare nell'avere false accuse non provate, dove qualcuno per portare a casa un risultato che non si basa su dati di carattere tecnico, ma più, come dire, volontà di carattere più politico oppure di altra natura, cercano di ostacolare una richiesta che noi abbiamo fatto di sagomatura di quell'impianto che ha molti problemi e che ci piacerebbe una volta ogni tanto, anche con l'amministrazione comunale di Castellamonte che si sottrae, fare una discussione franca e per capire se ciò che abbiamo affermato corrisponde a verità oppure no, legato ai problemi che ha questa discarica e tanto anche chiarire una volta per tutti, come è già stato fatto, ma è un aspetto che viene sempre eluso e che chi risponderà delle risorse che mancheranno, allora quando la risagomatura non potrà essere effettuata perché, come ha già chiarito in modo direi finale la Regione Piemonte con missive ufficiali, se il denaro per la post-conduzione mancherà, come certo che mancherà rispetto a quanto è stato accantonato, il denaro che mancherà dovranno, come dire, metterlo a disposizione i comuni con le tasse che applicheranno nei confronti dei cittadini che hanno illo tempore smaltito in quella discarica. Quindi è una questione che va affrontata in modo serio, responsabile, con dati e non facendo parlare la pancia e non la testa, perché se no non si va da nessuna parte.
Certo, sicuramente. Se ne è detto veramente tanto, tante sulla discarica, come ad esempio la questione dei prefabbricati, che comunque servono per poter mandare avanti il lavoro. Ah, benissimo, anche su questo le rispondo. Quei fabbricati esistono dal 1995-1998, noi siamo arrivati a Vespi nel 2018, quindi 20 anni dopo. Corrisponde a verità che quei fabbricati non abbiano il titolo edilizio, ma corrisponde altrettanto a verità che quei fabbricati erano riportati nella documentazione che è stata dalle più volte portata da ASA prima e poi da Agrigarden dopo, alle conferenze dei servizi presso la provincia di Torino, poi città metropolitane, che quindi sono fabbricati che ufficialmente sono a servizio dell'attività di smaltimento di rifiuti che è autorizzato. Su questo c'è stata un'ordinanza del Comune di Castellamonte che ha provveduto a chiedere la demolizione di quei fabbricati un paio di anni or sono. La società, prima che ne arrivassimo, l'altro privato, ha fatto ricorso al TAR, il TAR si è pronunciato quando già c'eravamo noi. E il TAR sostanzialmente ha stabilito che manca il titolo edilizio, ma che quegli edifici sono di supporto all'attività di smaltimento e che il potere di demolire sta a colui che ha autorizzato. Il soggetto che ha autorizzato a suo tempo non fu il Comune Castellamonte, anche se nel 2015 in conferenza dei servizi diede la propria approvazione con l'ampliamento da 86.000 metri cubi e che conseguente il potere di demolire stava a chi aveva autorizzato. C'è stata una conferenza dei servizi promossa dalla città metropolitana per verificare se quei fabbricati erano davvero di supporto, di servizi e che quindi erano necessari il loro mantenimento per proseguire l'attività di smaltimento dei rifiuti e tutti i soggetti convenuti, compreso il Comune di Castellamonte, l'ARPA, la Regione, eccetera, non hanno potuto far altro di dire che erano edifici che erano a supporto di un'attività autorizzata. Aggiungo ancora una cosa. L'ordinanza di demolizione a suo tempo presentata da parte del Comune di Castelmonte nei confronti della società è un'ordinanza di demolizione perché non era possibile sanare come si dovrebbe fare in linea di principio, prima si cerca di sanare facendo pagare una sanzione se c'è qualche difformità. La difformità non è legata ai metri cubi, ma al fatto che gli edifici non sono stati posizionati così come erano stati rappresentati 25 anni fa sulla cartografia, sulla documentazione presentata. Quindi non metri cubi in più, ma difformità di posizionamento. Bene, non è stato possibile, il Comune non ha potuto provvedere a chiedere una sanzione per sanare e ha quindi disposto la demolizione per un fatto grave, secondo me, perché lo stesso Comune non aveva adeguato il piano regolatore e la cartografia e conseguentemente la distanza dei fabbricati rispetto alla strada, al sedime stradale, è una distanza che supera i 20, 25, 30 metri. Quindi, ordinanza di demolizione che si basa su una inadempienza da parte del Comune di Castellamonte. Perciò riteniamo che sia un fatto, dal mio punto di vista, grave, perché un soggetto terzo, privato, non può essere, come dire, subire un'ordinanza che si basa su un ritardo, su una mancanza, su una inadempienza dello stesso soggetto che emana l'ordinanza di demolizione. Sotto questo aspetto abbiamo chiesto più volte allo stesso Comune di Castellamonte di provvedere a modificare la cartografia. Aggiungo che il piano regolatore di Castellamonte prevede la possibilità, l'esistenza della discarica, perché il piano regolatore fa la fotografia di quella che è la realtà. Quello che manca è l'adeguamento cartografico, che non fu affidato al progettista, al professionista a cui fu affidato il compito di effettuare il piano regolatore, ma il Comune decise di fare in proprio questa attività che evidentemente non ha fatto in modo corretto. Quindi questo errore che è attribuibile al Comune di Castellamonte ha generato un'ordinanza di demolizione che ha generato dei costi che ha sostenuto la società, ma lo stesso Comune che ha dovuto pagare gli avvocati. Sotto questo aspetto, con un altro legale abbiamo diffidato ad adempiere lo stesso Comune di Castellamonte affinché provveda in tempi rapidi a modificare la cartografia. Perché questa situazione ha già generato dei costi sia alla società che allo stesso comune di Castellamonte e quindi è opportuno che si trovi una soluzione. Aggiungo che un anno e mezzo or sono, incontrando il sindaco, dissi anche al sindaco, dopo la conferenza dei servizi in città metropolitana, il comune individui un avvocato di sua fiducia e che, di fiducia del comune, provvederemo a pagarlo noi perché questa situazione va risolta. Va risolta. Ad esempio, semplicemente dichiarando quello che corrisponde a verità, che per errore materiale quella cartografia non è stata adeguata. Bene,
sono passati oramai 2 anni, ciò non è avvenuto e noi abbiamo ritenuto a questo punto di chiedere al nostro legale di scrivere ufficialmente al comune di Castellamonte chiedendo e diffidandolo a provvedere a adeguare la cartografia del piano regolatore che si tenga conto del fatto che esiste una discarica, che quegli edifici sono stati realizzati 25 anni fa in modo difforme come devono essere realizzati e che quindi si deve sanare pagando una sanzione, come si deve fare normalmente. Non ha più senso, non ha senso che qualcuno debba pagare una sanzione, non una sanzione, deve demolire un edificio per una inadempienza dello stesso soggetto che emana l'ordinanza di demolizione, basta. Certo. Tra le varie cose di cui ha parlato il comitato, di cui la tra virgolette è accusata, si parla anche di un vostro coinvolgimento con una discarica in Val d'Aosta. Allora, la discarica in Val d'Aosta è una discarica che attiene a un gruppo che è proprietario anche di AgriGarden. Non ha nessun tipo di rapporto con la società di AgriGarden Ambiente SRL che esiste a Castellamonte. Quella è anche una questione, come dire, abbastanza complessa e che darà delle sorprese, tant'è che i soggetti che sono stati indagati e ritenuti dal pubblico ministero, di Aosta, di avere delle responsabilità, hanno deciso di non oblare, cioè di non pagare la sanzione. E qui il mondo dei rifiuti, dell'ambiente, in buona parte trasforma reati di carattere ambientale che non abbiano una, come dire, rilevanza esagerata, molto grande, in sanzioni di carattere economico. Tu commetti un reato e pagando una sanzione sei, come dire, ti risolvi il problema. Ecco, no? Il tribunale di Aosta chiese e anzi ha stabilito a carico di due soggetti una sanzione di carattere economico che è abbastanza rilevante, che avrebbero dovuto pagare per risolvere i problemi, e hanno ritenuto questi soggetti di non oblare ma di ricorrere, in quanto ritengono che quanto stabilito, con quanto verificato, con quanto, come dire, con quella sentenza impartito non sia corretto. Non ho letto bene le carte, non attiene a una mia responsabilità e quindi devo dire che su quello non so proprio veramente esprimermi. Al momento sono al primo grado di giudizio, ci saranno altri gradi di giudizio. Da quel poco che ho visto devo dire che mi sembra che i soggetti che hanno deciso di non oblare e di andare a un secondo grado di giudizio abbiano, dal mio punto di vista, fatto bene. I comitati, il comitato La Voce dei Monti Pelati, l'ha mai chiamata per incontrarla? Vi siete mai seduti a tavolino per parlare di tutte le problematiche che ci sono a loro avviso? Io credo che, come dire, intanto da quel poco che ho capito, che il comitato dei Monti Pelati abbia avuto qualche vicissitudine ultimamente, nel senso che lo stesso comitato ha visto la sua fuoriuscita, o perlomeno abbia visto persone che erano su posizioni più di, non di trattativa, ma di volontà di confrontarsi per meglio comprendere quali fossero i problemi e le conseguenze legate a un'eventuale mancata risagomatura, e siano rimasti coloro che invece hanno come obiettivo la chiusura della discarica a prescindere. Io credo che non si debba mai ragionare a prescindere, perché se non si tengono conto di tutti i problemi si corre il rischio non di fare la scelta migliore, ma quella di fare la scelta di parte, che non sempre è quella più corretta o più giusta. Quindi non abbiamo mai avuto un incontro ufficiale con i comitati. Abbiamo avuto un incontro all'inizio, che ci eravamo insediati 2 anni or sono, ricordo, presso il bar di Bennett, promosso da una persona che conoscevamo entrambi, con la presidente dell'allora comitato. E dopo una mezz'oretta di chiacchierate io dissi alla mia interlocutrice: ma non mi chiede qualcosa? Avevo iniziato a raccontare un po' di cose io, chi eravamo, perché l'avevamo comprata, e l'interlocutrice mi ha detto: ma noi non la riconosciamo. E a questo punto io ho risposto: ma allora perché mi avete chiamato? Ed è finito lì, l'unico incontro che abbiamo avuto 2 anni or sono. Devo anche dire che da quando la nuova amministrazione si è insediata ho chiesto di poter incontrare l'amministrazione comunale, prima mi hanno risposto che avrei dovuto mandare una mail via PEC, poi mi hanno risposto via WhatsApp che mi avrebbero convocato e chiesto di incontrarci. A tutt'oggi non c'è stata nessun tipo di richiesta di incontro. Non dovevamo barattare nulla, ma mi sembrava importante nei confronti dei nuovi amministratori raccontare quali fossero le situazioni e, come accade in altri luoghi dove questi impianti si realizzano, si ampliano, creare un rapporto, un dialogo con l'amministrazione comunale, perché
perché la cosa peggiore che possa accadere è che, non è peggiore che possa accadere, non è vero, ma una cosa che potrebbe, come dire, non essere la migliore, per quello che umanamente si possa fare, è realizzare una risagomatura, un ampliamento, un impianto senza il coinvolgimento del chi rappresenta la comunità locale. Da altre parti, quando si provvede a realizzare un impianto, ad ampliarlo, a risagomarlo, c'è sempre un coinvolgimento dell'amministrazione. Nel nostro caso non c'è stato nessun coinvolgimento dell'amministrazione, sia da un punto di vista di quesiti di carattere tecnico, nel senso che avevamo proposto all'amministrazione comunale di essere loro i promotori di una verifica di carattere sanitario. Abbiamo proposto tantissime cose a questa amministrazione nell'amministrazione precedente. Non c'è stato nulla di tutto ciò. Non ci è stato contestato il fatto che ci fossero problemi di sicurezza statico, dell'inquinamento, del rumore, delle putte, assolutamente no. Abbiamo avuto problemi legati ai fabbricati che erano difformi, abbiamo avuto motivi di diniego alla risagomatura in modo acritico, prima doveva arrivare l'esercito, poi uno si sarebbe incatenato, poi avrebbero dovuto pagare gli enti superiori, regione, provincia e ATO. Non si sono incatenati, non è arrivato l'esercito e hanno scoperto che il denaro, se dovesse mancare per gli accantonamenti post-mortem, quindi parliamo un attimo, non perverrà dagli enti superiori, regione, provincia, dato, ma dai comuni che hanno conferito lì. Il progetto di risagommatura, se vuole le accenno un attimo, sì, quali sono le motivazioni di carattere tecnico che lo rendono economico, che lo rendono necessario. Mm-hmm. Sì, mi dica, allora, mi dica. Rapidamente. Quando uno presenta in città metropolitana un progetto per un impianto, un implemento di risagomatura, presenta un progetto di carattere tecnico che illustra le opere che si dovranno realizzare, i volumi che si utilizzeranno e si recupereranno, e vi è allegato un altro documento che è un piano finanziario, cioè il documento dove il soggetto proponente individua le somme di denaro che dovranno essere accantonate per la post-conduzione. Che cosa vuol dire? Che una discarica, quando chiude, non smette di generare costo. Se una discarica chiude, è necessario poi gestire correttamente la captazione del biogas fin quando ci sarà del metano prodotto dalla discarica, il percolato che si produrrà con l'acqua meteorica, che poco o tanto continuerà a penetrare nel corpo dei rifiuti, dovrà essere smaltito, cedimenti, pulizia delle acque, dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche, lo sfalcio, quindi ci saranno ovviamente dei costi. Si pensa sempre di accantonare per 30 anni e tutti accantonano per 30 anni perché la norma prevede che per i 30 anni successivi a chiusura di un impianto di interramento controllato, ad esempio, gli accantonamenti medesimi non sono gravati da tasse, nel senso che sono considerati delle spese certe ma differite nel tempo, perché quel piano finanziario è firmato e una perizia separata da parte di un professionista. Bene. La proprietà che io rappresento ha comprato quell'impianto, l'ha comprato 2 anni or sono, sulla base di un progetto già approvato da Città Metropolitana che aveva annesso un piano finanziario. Il piano finanziario prevedeva un accantonamento di 3.440.000 euro che sono stati accantonati. Se non che, stando all'interno dell'impianto e gestendolo, abbiamo capito che quell'importo non è sufficiente. E non è sufficiente non solo perché lo diciamo noi, ma perché esiste un documento prodotto dall'Ato Rifiuti 2014-15, si può trovare su internet, non è una cosa segreta, che stabiliva già 5 anni or sono che il fabbisogno reale per quell'impianto era di 8 milioni e mezzo di euro e non 3 milioni e 440. E quindi quello che noi diciamo è che corrisponde a verità il fatto che 3 milioni e 440 non saranno sufficienti e che le somme che devono essere accantonate sono sicuramente più alte, in linea con quello che hanno stabilito e individuato terzi alcuni anni or sono. E quel gap tra i 3.440.000 e quello che sarà necessario, 8 milioni e mezzo, eccetera, nel caso in cui non ci sia la risagomatura e quindi una nuova volumetria e quindi nuove risorse che potranno essere recuperate smaltendo i rifiuti, dovranno metterli i cittadini. Tutto qui. Certo. Cosa viene conferito adesso a Vespia? Vengono conferiti gli scarti degli impianti che fanno la raccolta presso attività industriali non pericolosi e quindi rispetto al passato sono rifiuti che sono più controllati, che provengono da filiere produttive. Pensate soltanto cosa è stato smaltito a Vespia prima dell'avvento della raccolta differenziata. Nei rifiuti urbani indifferenziati avevamo morchi di vernici di chi finiva di dipingere la ringhiera di casa, avevamo
smalto per unghie, avevamo solventi, avevamo di tutto. In quella discarica sicuramente sono state smaltite, quando si smaltivano i rifiuti urbani, batterie, scarti di ogni natura. Ad oggi quello che viene smaltito non ha questi livelli di pericolosità, perché sono tutti rifiuti che sono provenienti da impianti che fanno raccolta dei rifiuti speciali non pericolosi, che valorizzano e recuperano quello che può ancora avere un senso, e quindi un recupero di materia giusto e che deve essere assolutamente fatto, e quello che non può più essere riutilizzato. Quindi rispetto a un tempo, sicuramente quello che viene smaltito lì ha un livello di pericolosità potenziale molto molto inferiore. Certo. E un messaggio ai cittadini, al comune, al comitato? Bah, noi agiamo cercando e credo rispettando la norma. Il piano di risagomatura che abbiamo presentato, come nessuno ha potuto negare, serve a rispondere a alcuni problemi che quell'impianto ha. Quell'impianto non ha soltanto il problema di accantonamenti post-mortem non sufficienti, ma anche del fatto che tutti quelli che si sono succeduti negli anni e tutti i progetti che sono stati a suo tempo realizzati, approvati e realizzati, sì, non tenevano conto del fatto che quell'impianto avrebbe dovuto davvero chiudere. Se no non si spiega perché sul versante lato Manesina abbiamo pendente sull'orizzonte di 40 gradi e che quindi la copertura finale non sta su, non può stare su, me lo dicono tutti, lo dice anche lo stesso consulente del comune di Castellamonte che corrisponde al comitato. E quindi se è stato realizzato un versante con quella pendente vuol dire che chi l'ha realizzato non pensava che si sarebbe dovuto chiudere. Sul lato invece nord abbiamo un problema di un versante che è più basso al centro e quindi c'è una corda molle, il che vuol dire che nel momento in cui il sistema delle argimazioni delle acque meteoriche non dovesse funzionare con delle pompe che rilanciano e che quindi scaricano l'acqua meteorica, non il percolato, nel sistema di raccolta delle acque idriche superficiali, e l'acqua andrà a finire sulla strada, immaginando che quell'area debba essere gestita per i prossimi 30-40 anni, ma con dei costi ovviamente di gestione contenuti, perché lei pensi che una persona, un dipendente costa 35.000 euro all'anno, moltiplicato per 30 anni quanto fa? Fa più di 1 milione di euro, e quindi nessun piano di accantonamento post-conduzione prevede la presenza all'interno dell'impianto che deve essere post-condotto di persone che stiano lì tutto il giorno ad aspettare o facendo il giro, andando a verificare. Tutti immaginano di avere una squadra che periodicamente vada a fare gli interventi e verificare che tutto funzioni e quant'altro. E quindi quello che è importante è avere un impianto che generi problemi e che necessiti di interventi più contenuti possibili, proprio perché se ci sono pochi interventi ci sono minori possibilità che le cose non funzionino. Dove sul versante lato Malesina con pendente sull'orizzonte di 40 gradi e lato nord dove c'è questa corda molle, facciamo degli interventi, il progetto prevede degli interventi, non so se li faremo, dovremmo essere autorizzati, ma sul lato Malesina ad esempio 100 metri di micropali per consolidare il versante. Sa quanti rifiuti si bancheranno sul lato Malesina dove facciamo 100 metri di micropali? Zero, neanche una tonnellata, nulla. Quindi quello è un intervento che facciamo non per recuperare gli spazi, ma per tenere in sicurezza quel versante. Lato nord, stessa cosa, recupereremo 500-1000 tonnellate per riprofilare il versante. I rifiuti che abbiamo immaginato di poter smaltire per recuperare i costi che sosterremo, se saremo autorizzati, che vi dicevo prima, e per accantonare altri 3 milioni e mezzo o 4 milioni di euro che mancano per gli accantonamenti di smorte, li recupereremo andando ad occupare lato est, quell'avvallamento che c'è tra la discarica e il bosco. Devo dire su questo che il parere tecnico della Commissione Paesistica del Comune di Castellamonte ha dato parere favorevole rispetto a questo progetto, perché da un punto di vista del paesaggio migliora la situazione. Invece di essere un brutto panettone scollegato alla montagna, con questo intervento sarà un panettone, non sarà più un panettone, sarà un lembo di terra collegato al bosco, perché è prevista che la sistemazione finale della discarica permetta di far sì che la recuperatura finale arrivi perfettamente alle varie quote del bosco secondo il profilo del bosco. Abbiamo anche previsto di fare una recuperatura con un metro di terreno vegetale invece di 50 cm come era stato a suo tempo autorizzato, per far sì che su quell'area possano attecchire anche gli alberi, non soltanto cespugli e quant'altro.
e quindi riteniamo che anche dal punto di vista del paesaggio la situazione migliorerà. Il progetto è a corollario una serie di studi che abbiamo affidato, sono studi legati al traffico che danno parere favorevole, sono studi che danno, vanno all'aspetto al rumore, non abbiamo quel problema, agli odori che non ci sono più, non sono più rifiuti urbani putrescibili, quindi non ci sono le puzze che un tempo può ricordare, nessuno può dire che il Scale attualmente puzzi. Abbiamo fatto una verifica per quanto riguarda la mortalità legata da malformazioni congenite sul questo territorio rispetto anche ad altri territori, e quindi abbiamo fatto tutti abbiamo fatto ulteriori studi di carattere geotecnico. Riteniamo, devo dire, che da un punto di vista tecnico degli approfondimenti fatti non ci sia nulla che osti rispetto al fatto che quella risagomatura possa essere concessa. In più c'è l'aspetto di carattere economico che le dicevo prima. Certo. Perfetto, io la ringrazio, dottor Zandratti, per questa precisa e esaustiva spiegazione. Vuole aggiungere ancora qualcosa prima di chiudere? No, direi che al di là di come vada la conferenza dei servizi che ci sarà tra pochi giorni, sia che si abbia la risagomatura che non si abbia la risagomatura, devo dire che non è stata una gestione di questa operazione ottimale. Nel senso che la comunità di Castellamonte avrebbe potuto avere, anche nel caso in cui ci sia la risagomatura, ulteriori garanzie e qualche, come dire, vantaggio in più rispetto a quello che avrà. Come dicevo prima, quello che noi faremo, aspetteremo la norma e la legge, in altre situazioni l'amministrazione comunale che in qualche modo collabora per migliorare un progetto, per renderlo meno impattante, eccetera, eccetera, era riuscita a strappare anche condizioni e altri tipi di forme di garanzie ulteriori, no? Così non sarà, nel senso che la società farà quello che prevede la legge e basta. La ringrazio, grazie mille. Arrivederci. E a presto, a riaggiornarci. Buongiorno. Continuate a seguire Obiettivo News, buon proseguimento.